Sandro. Pronto? Buonasera, Sandro? Sì, eh. Ciao, mi chiamo Nick, non mi conosci, sono il marito di Samantha, la ragazza che è venuta a fare il tatuaggio oggi. Ah, ciao. Ciao, e ti disturbo? No, no, dimmi. Senti, io cerco di non innervosirmi e cerco di mantenere toni civili, perché tra l'altro il tatuaggio è venuto pure bene, quindi complimenti per la tua professionalità, o meglio, sì, per la tua capacità artistica. Sulla professionalità ho qualche dubbio. Perché? Perché insomma, mi è stato riportato che un po' l'occhio l'hai allungato e io sono un po' geloso. E tu ridi, tu ridi. Cioè, allora, aspetta. Tu ridi, però se ridi poi mi innervosisco. Ah, ecco, pure. Ecco, qui. Allora, no, come senti, pure, certo, perché io ti ho chiamato civilmente, non alza, non alza la voce, eh? No, no, ma okay, tranquillo, non c'è bisogno, anche perché per telefono si può fare poco, ma magari se fanno a quattro occhi, sì. Ah, allora abbiamo il coatto antico al telefono, guardi le mutande a mia moglie e mi dici che se vuoi si vedemo. Io, che buon modo è, scusa? Senti, allora. Ma di dove sei? Tu, scusa? Adesso dico la mia. Di dove sei? Scusa, giusto, può parlare solo di te. Ma di dove sei? Parlare solo di te, allora. No, dico di dove sei, posto zitto, di dove sei? Sei lì di zona? Borghesiana. Cacca, capito? Domani mattina mi trovi a. No, mi basta se borghesiana. Conosco il tipo di gente che abita all'Anzio. Vabbè, vai. Dimmi. E questa cosa la dici da che cosa? La cioè, dico da chi è venuta tua moglie a piangere che io l'ho stuprata? Fammi capire. Allora, molto buono con i termini, sennò due pizze non te le leva nessuno, perché so pure dove sei. Quindi non è che sei messa a piangere. Sì, non è un problema. Allora, se tu guardi le mutande di quelle che tatui, perché probabilmente dici, poca dimestichezza con l'altro sesso, magari perché magari sei sfigato e manco te guardo, non è che poi guarda le mutande di quelle che vengono, pagano per farsi fare un disegno da te, capisci? Non è che sei Picasso, fai un tatuaggio senza nessuno. Passa mammi. Ma aspetta, passa ci, mammi, ci faccio sorella, parlare. Passa stai buono. Ridi, voi devono dare due pizze come ridi. Quindi dai, discolpati, aspetta. Oh, basta. Aspetta, stavo a parlare lontano, scusa. Che stavi a dire? Quindi? Non è che mi devo discolpare, io dico solo una cosa. Ma non ti fa un po' schifo, scusa? Prima di sputare per aria, anche filosofo ce l'abbiamo. Passamela a me. Tu parlaci da sto buffone, parlaci. Pronto? Pronto? Sono Maurizio de Tergrunco. Bello. Allora, a te il principale tuo, che conosco pure quello perché siete tutti de zona. Ah, vengo là, caccia le borghesiane, bravi. Stai zitto quando parlo di mia sorella, Nicola. Pure mi moglie. Oh, e dai, vabbè. Vi faccio sentire il freddo sulla tempia, state a capire che stiamo a parlare? A te il principale tuo. Come si chiama il principale di questo? Come si chiama quello là, quello tra cagnotto? Come si chiama? Sentimi un attimo, ci siamo adesso. Sì. Domani mattina vi indossa qua amico tuo che tanto dici che lo conosci e vi aiuti in faccia. Guarda che veniamo tutti e due, capito? A pupazzo. Guarda che io il principale tu lo chiamo pure perché c'ho il numero. Ma come si chiama il principale? Ma che ne so, è uno basso, moro. Ma quello di Borghesiana, quello bassetto? Sì. Oh, fermo, oh, buono. No, quello è gentaccia, buono. Quello è meglio che non ce li dica, perché quello roba è. Sono amici. Dico, fai uno squillo. No, ma lui non lo chiamiamo, devi venire a meno a te. Aspetta un minuto. Scusa, sei te che guardi le mutande alle clienti? Ma le mutande, ma casomai gli guarda il culo, non è mutande. Dai, se vuoi, però, so, così no, no, così mi pare troppo, eh. Danilo. Pronto? Pronto? Ah, oh, so Danilo. A essere, non scherzo, c'ha commissionato il tuo principale. Ma vaffanculo. Bene, ha detto abbastanza, però. Bene! Madonna, bene. Che caratterino, ragazzi. Eppure tu, guarda! Colorito, eh? Un po' troppo, direi. Te devo con merde, però, eh. Ma sì, 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 merde, noi sì, io. Ma più Riccardo, a dire la verità. Più Riccardo un po' di più. Senta, oh! So, venimo domani e se lo sgobbamo, eh. Senti, ma non è vera sta cosa, però sfatiamola. Tu sei un artista, non è che ti ha fatto. Ma quando mi ha detto che stava a guardare il mutando, ho detto, ma pensa questo quanto è fesso. Mi dice che guarda il mutando e manco gli guarda il culo. Vabbè, fatto bene a ripetere. Alessà, noi te salutiamo. Vuoi dire qualcosa? Ci fai uno sconto? Al buon Danilo? Sì, al buon Danilo, che sì, è in grande e mi fa tagliare. Ah, una cosa. Sì. Ah, raga, quando scureggia levatevi proprio. Benissimo. Quando scureggia. Ah, bene. Bene, grazie. Bene, grande intervento. Devo dire. Grazie. Ciao, a presto. Forza Roma sempre. Sempre, comunque. Sempre forza Roma. Ciao, bello. Ciao.